Ciao a tutti e buona giornata. Oggi vi presento un brano bellissimo che studieremo in pochi minuti con l'aiuto di Synthesia. Io nel titolo ho scritto inno inglese, in realtà la vera dicitura è questa: inno nazionale del Regno Unito, di Gran Bretagna, Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Questa è la dicitura corretta. Altra cosa importante da dire: pensate che nella storia queste poche note, lo sentirete, è breve, molto facile da suonare, ebbene queste poche note che costituiscono l'inno sono stati in ufficiale di circa 90 paesi in vari momenti storici. Perché? Perché la Gran Bretagna era così potente, ha conquistato talmente tanti territori che ogni volta arrivava in un posto e diceva: ok, il nostro inno è il vostro inno. Quindi 90 volte inno, incredibile. Il brano è circa del 1740, non si sa esattamente chi è l'autore, perché, come vi ho già detto nelle biografie di Mozart e Beethoven, che però sono degli dei della musica, un tempo i musicisti erano considerati dei semplici servitori e guadagnavano pochissimo e i loro nomi non venivano neanche riconosciuti. Quindi l'inno non si sa esattamente chi l'ha scritto. Quindi divertiamoci insieme a suonare questo bellissimo inno, God Save the Queen, oppure, se sul trono sale un uomo, God Save the King. Quindi è modulabile il titolo del brano, ok? Queen, in questo caso, noi in questo momento c'è la regina. Quando ci sarà sul trono d'Inghilterra un uomo, sarà God Save the King. Ciao a tutti ragazzi, buon divertimento e buono studio. Un abbraccio a tutti.